Servirà a migliorare la qualità di vita, magari donando un pizzico di indipendenza in più ad una persona che, come tante altre, necessita di poter, seppur parzialmente, ritornare a condurre un'esistenza quanto più normale possibile. La carrozzina elettrica consegnata dalla Croce Rossa Italiana, Comitato di Colico, alla signora Stella, residente a Morbegno, dono di una famiglia che ha deciso di rimanere anonima, rappresenta un concreto gesto di attenzione. Uno tra i tanti portati a compimento quotidianamente da questa attivissima realtà del territorio, a cavallo tra Lecchese e provincia di Sondrio. La sinergia tra Colico e Morbegno ha dato un risultato veramente ottimo, oserei dire. Un grazie anche ai miei volontari, perché effettivamente l'essere presente vuol dire che la gente che ci dona crede in quello che noi facciamo. Anche perché la solidarietà non ha bandiere e proprio, come detto durante la cerimonia di consegna del quartier generale della Croce Rossa Italiana di Colico, alla presenza del ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, dopo il verbo amare, il verbo aiutare è il più bello del mondo. Anche la mia presenza oggi vuole testimoniare che quando c'è qualcuno che ha bisogno e c'è qualcun altro che prova a dare una risposta, questo è un evento straordinario, importantissimo, va valorizzato. Io li voglio incentivare perché sempre di più ci siano gesti e attenzione. Non importa in che misura economica, non importa dove, ma che devono veramente rappresentare un impegno col cuore da parte delle comunità. Senza il cuore dei cittadini, senza la forza del volontariato, lo Stato non andrebbe avanti. Allora, in questi momenti abbiamo l'esempio di come deve funzionare uno Stato. Le istituzioni offrono ai cittadini e al buon cuore di chi vuole fare la solidarietà l'opportunità di costruire una società più forte. Far partecipare le persone con disabilità significa fare un passo avanti tutti insieme. Un gesto importante dunque nello stesso comune in cui durante l'estate di questo 2023 è stata inaugurata la prima spiaggia sul lago dedicata a bagnanti diversamente abili. Anche da qui passa l'abbattimento di tutte, proprio tutte le barriere. È questione di civiltà. Io li conosco dal 2014 che hanno operato anche nella mia zona. Come chiamavo, arrivavano e mi portavano all'ospedale. Ho visto che lavorano veramente tanto, veramente, sono bravissimi. E oggi gli ho detto, prima era per il dolore, oggi è stato per la gioia, perché è così.